omicidio nelle campagne di Soriano nel Cimino. Tragedia nella mattinata del 7 agosto, nella cittadina della Tuscia. La vittima è Salvatore Brammucci, 58 anni, freddato con un colpo d'arma da fuoco. Sembra una pistola. Non si conoscono ancora le motivazioni alla base del gesto, ma non si esclude che possa trattarsi di un'esecuzione. I carabinieri che si stanno occupando di tutti i rilievi del caso cercheranno di fare chiarezza sulla vicenda. Al vaglio degli inquirenti anche il sistema di videosorveglianza di Soriano, che non arriva fino alle campagne dove è avvenuto l'omicidio, ma che potrebbe aver immortalato all'ingresso o all'uscita del paese il responsabile dell'assassinio. La vittima aveva precedenti e nel 2021 aveva patteggiato una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione per estorsione e usura. E ora mi trovo collegato in diretta da Soriano del Cimino, dove questa mattina intorno alle ore 7 è stato rinvenuto il cadavere di Salvatore Brammucci, un uomo originario di Civitavecchia ma da anni trapiantato appunto qui a Soriano del Cimino. Salvatore Brammucci è stato ucciso con un colpo di pistola, e bocche cucite al comando provinciale dei carabinieri di Viterbo e indagini a 360 gradi. La salma è stata trasportata presso l'ospedale di Belcolle, dove il magistrato di turno ha ordinato l'autopsia. Il sensitivo all'occhi, da ciò io conoscevo la vittima perché io la conoscevo, ha qualche piccolo precedente, ma non è che ha creato mai problemi. Diciamo, una persona così, una persona per bene. Poi quando uno sbaglia tutti possiamo sbagliare. Ha pagato il suo conto con la giustizia, solo che piccoli precedenti, a sparai e a uccidere una persona penso che ce ne vuole. Ecco, io mi auguro che il responsabile, potrebbe essere anche due uomini, siano presto assicurati alla giustizia. Di nuovo, signori, un buon proseguimento di giornata a tutti dal sensitivo all'occhi di Civitavecchia. Non mi è stato concesso di raggiungere il luogo del delitto perché l'area è posta sotto sequestro. Di nuovo, signori, di nuovo buon proseguimento di giornata a tutti dal sensitivo all'occhi di Civitavecchia.